avanti con voto di Rugani, uno dei migliori in campo dal mio punto di vista, noi il voto lo facciamo fare a Morena. Sì, io a Rugani darei un 7 abbondante. Mi è piaciuto moltissimo, credo che sia stata la sua miglior partita con la Juventus. Non che le altre, le ultime, non siano state buone, però l'ho visto completamente padrone del campo. Tra l'altro, del reparto difensivo è quello che a me è piaciuto di più. Sì. Si è preso anche talvolta il lusso di fare cose che a volte vogliamo fare a Bonucci, che poi, tra l'altro, l'azione del gol nasce da un suo disimpegno meraviglioso. Vero. Mi fa piacere vedere come il ragazzo abbia reagito alla brutta prestazione contro l'Inter. Questo denota il fatto che innanzitutto il talento, la bravura ci sia, ma non solo, che comunque ci sia una società forte, come già sappiamo, una squadra che lo sostiene. Il ragazzo che sbaglia una prestazione può capitare perché fa parte del suo percorso di crescita. Lui ha reagito e secondo me questo è stato il punto di svolta della sua carriera, io me lo auguro per lui. Io sinceramente dopo sabato sera penso che mi sono innamorato di Rugani. È stata la prima volta che ho sentito anche parlare nel post partita e devo dire che è anche un ragazzo molto intelligente a quanto sembra, ma io sabato ho visto fare una partita veramente strepitosa e Sì, forse darei assolutamente sì. anche un po' più del 7. Io so alcuni Sì. momenti, adesso non vorrei fare un paragone troppo azzardato, vi ricordate? In Juve-Napoli, quando abbiamo visto che a un certo punto era diventata Barzagli contro tutti, no? Era proprio Barzagli e Rugani centrali. Siccome Rugani era all'epoca un po' timido, c'era un certo punto che arrivavano palloni in mezzo, quei palloni erano tutti di Barzagli fissi. Sabato mi è sembrato che arrivavano alcuni palloni in mezzo e i palloni erano tutti di Rugani. Cioè, mi è sembrato che a un certo momento quasi fosse Rugani a fare il leader della difesa che non Barzagli. Sì, ma se ci Non... pensate, sì, magari Nino. No, no, prego, prego, figurati. No, ma anche soltanto il fatto che la marcatura su Maccarone fosse proprio di Rugani, cioè Rugani usciva uomo su Maccarone, che era di fatto l'uomo più pericoloso dell'Empoli, perché Saponara era più lontano dall'area, quindi l'uomo più pericoloso era Maccarone e lui lo marcava. E nonostante questo si è fatto vedere anche in impostazione, quindi assolutamente. Sì, io non trascurerei anche il fatto che, al di là del fatto che, come dire, non hanno avuto una serata strepitosa gli altri due della difesa 3 iniziale, no? Ma comunque lui se l'è cavata in maniera splendida, tanto a 3, quanto quando poi siamo passati con i due soli centrali, con la difesa a 4, con l'uscita di Chiellini. Cioè, io l'ho visto assolutamente a suo agio non sbagliare mai una palla per l'intera partita e fare quasi sempre la cosa più intelligente e più logica da fare. Quindi grande crescita e, come dire, non dimenticherei una piccola cosa, visto che ogni tanto ancora leggo di qualcuno che critica le nostre campagne acquisti e robe di questo genere. Vorrei ricordare che Rugani è stato acquistato per un costo totale pari a 3,9 milioni, cioè Romagnoli? meno di 4 milioni, perché è costato 600.000 euro il primo 50% e 3 milioni e 3 il secondo 50%. E il lavoro che, quindi ripeto, meno di 4 milioni complessivi contro i 25, 26, quanti sono quelli di Romagnoli. La squadra primavera, settore nel quale la Juve comincia ad investire in maniera significativa, io non so se debba essere formata da giocatori che domani passeranno in prima squadra oppure no. So che in questi ultimi 3 o 4 anni si sta facendo un grande lavoro sul giovanile, prima Mattiello, Rugani, appunto, Audero, Vitale, adesso c'è Romagna che abbiamo visto in panchina giusto sabato, c'è Pollirola, c'è il povero Clemenza che ha avuto l'infortunio che sappiamo al Viareggio. C'è Castanos, c'è Di Massimo che è appena arrivato, c'è il fenomeno sedicenne Kang, ci sono Vadalà e Favilli che non sono nostri, ma sono comunque lì, sono in Il prestito. tuo idolo va da là. Sì, Sì, esatto. Io, infatti, fra i due spero che tengano Favilli, naturalmente. No, perché di argentini ce n'è già uno in squadra. No, vabbè, lasciamo stare, ne parliamo dopo. la lingua batte dove il dente Dove il duole. Pereira duole. Il Pereira, no. No, io per chiudere, poi passiamo a Barzagli. Direi che l'unica su Rugani che. È molto difficile in un difensore riuscire a vedere, è un ruolo dove generalmente si tende ad essere molto rudi, diciamo, no? È molto difficile vedere
una grande eleganza abbinata anche a un'ottima efficacia, anche perché poi dell'eleganza negli interventi da solo non te ne fai niente, deve essere anche efficace. Riuscire a vedere entrambe le cose un difensore è un qualcosa di... Morena Pogba, ne abbiamo parlato anche prima nell'analisi di Alberto. Sono migliori. Stata, ho ricevuto delle minacce, minimo 9, mi hanno detto. Quindi onde evitare problemi, no, scherzo, sono assolutamente d'accordo. E per me Pogba, come dicevamo prima, è un giocatore che se è in partita, e con questo intendo concentrato per 90 minuti o poco meno, poco più, vediamo, non è sempre così concentrato, ma quando è in partita è immarcabile, è un giocatore che sa fare tutto, perché diciamocelo, sa difendere, sa attaccare, sa gestire, cambia gioco, ti dà come l'assist per Mandzukic, cioè è una cosa meravigliosa, riesce a fare delle cose che veramente lo guardi e dici, ma come ha fatto uno stop bellissimo, abbiamo visto, è proprio qualcosa che ti parla di calcio. Peccato ogni tanto si perda nei suoi leziosismi che fanno tanto arrabbiare Allegri, però diciamocelo, è anche normale. Sì, perché no, se non lo facesse non sarebbe lui. Esatto, è il suo modo di fare calcio, d'altronde sì. I suoi giochini, così come li chiamiamo, spesso poi sfociano in assist o in grandi gol, quindi alla fine è lui, e noi siamo contenti di averlo, Penso che questa cosa sarà molto difficile che gliela si possa togliere, ma alla fine l'importante è che nei due piatti della bilancia alla fine pesi sempre di più quello delle giocate importanti, come abbiamo visto in queste ultime partite, e non quello dei rigori e dei ziosismi fini a se stessi. Ma scusami, Alessio. E credo che non è tanto un problema di rigori o leziosismo fine a stessa, che il punto è quando il leziosismo è finalizzato poi a creare l'occasione da gol. Certo. Anche sull'assist che fa a Mandzukic, lui prima fa le sue classiche due finte passando sopra il pallone, però va benissimo se lo fa lui e poi mette la palla morbidissima sulla testa di Mandzukic, cosa gli vuoi andare a dire al fatto che abbia fatto due finte? Sì, io credo. Se non lo fa due finte poi perde la palla. Però se non le tentasse mai non farebbe probabilmente... Esatto. Io credo che proprio faccia parte del suo modo di essere, prima ancora che del suo modo di giocare. Sì, lui deve divertirsi, non cerca la giocata a effetto tanto per. Lui deve divertirsi cercando comunque di trasformare quel tipo di giocata in qualcosa di utile. Se posso permettermi di aggiungere una cosa... Pogba è lo spettacolo del gioco del calcio, trovo molto ma molto meno divertenti quelli che nel momento in cui la giocata non gli riesce, come è successo sabato pomeriggio in un'unica occasione, addirittura lo hanno fischiato o hanno rumoreggiato, cioè, accidenti, se ci mettiamo a discutere un giocatore come questo, davvero siamo messi male. Abbiamo anche di questi soggetti con Morata, con Morata. Morata secondo me è uno dei migliori in campo, quindi per me 7,5 abbondante. Mi è piaciuto tantissimo in un ruolo, diciamo, più complicato, perché quello che vediamo fare a Dybala, no? Quello di prendere palla, fare il raccordo tra centrocampo e attacco, eppure non mi è sembrato così spaesato. Diciamo che sul ruolo di Morata io devo ancora farmi un'idea, non ho ancora ben capito dove sia meglio questo ragazzo, se a volte è meglio prima punta, a volte gli piace sbarionare così, fare un po' quello che gli pare. A me è piaciuto moltissimo. Peccato, e questo però lo devo dire perché a me dà fastidio, si perde anche lui in cose che non sono da lui. Cioè, lasciamo fare a Pogba quello che fa Pogba. Perder palle in quel modo, come l'ha fatto lui soprattutto nel secondo tempo, per tentare la giocata, non mi piace. Non mi piace perché non è qualcosa che gli vediamo fare spesso. Non mi sembra una cosa tipica di Morata, come invece diciamo prima per Pogba. Quindi su quello lui dovrebbe migliorare, smetterla di perdersi nel corso della partita, ma lo diceva benissimo anche prima Alberto, a volte si addormenta un po', ha dei momenti di blackout. A parte questo, a me, secondo me meritava anche il gol, ha fatto quel gran tiro al 7. Entra quello, viene giù in stadio. Sì,
lì lo meritava. Comunque non dimenticherei che l'azione del nostro gol, a parte la partenza dell'azione da Rugani con quell'intervento un po' alla Bonucci, no? Nel quale fa la finta, evita l'avversario e poi fa ripartire, c'è Morata che fa quella cosa spettacolosa nella nostra metà campo, praticamente da per terra saltando l'avversario e ripartendo, insomma, quindi è stato comunque determinante. Io spesso sono poco, spesso non sono tenero nei confronti di Morata perché a una punta chiedo di segnare, però Morena hai ragione quando dici è difficile capire in questo momento quale sia davvero il suo ruolo, nel senso secondo me rende molto di più in quello che sta facendo, come ha fatto sabato, cioè seconda punta. Infatti tempo fa io dicevo che finiva che Morata sarebbe diventata la vera alternativa a Dybala nel ruolo di seconda punta. Però se posso permettermi, attenzione, che giocare seconda punta in parte a Mandzukic, non dico che farei bella figura anch'io, ma quasi tutti lo fanno. Giocare in parte a Zaza è già più difficile. Comunque Morata nel primo tempo è stato quello... Tutte le occasioni migliori, tutte le occasioni anche potenziali da gol nascevano da suoi strappi. Dico solo che Mandzukic è il compagno ideale per qualsiasi punto. Sì, per carità. Sì. Il problema di Morata secondo me è che deve essere in giornata e non è cosa da poco. Perché anche quando altre volte l'abbiamo visto giocare con Mandzukic, non sempre ha fatto queste grandi prestazioni. Qualcuno ci ricordava che l'anno scorso invece con Tevez era lui la prima punta, quindi dipende, la verità è che dipende. Ci sono delle situazioni in cui lui riesce ad incidere, ci sono delle situazioni in cui si perde. Diciamo che con Tevez, secondo me, le difese avversarie erano, non dico terrorizzate, ma molto attente a Tevez, e lui godeva di una certa libertà anche dentro l'area, tanto è vero che gran parte dei gol li fece da opportunista o su ribattute, su tiri di Tevez, o sul fatto che comunque aveva al massimo un difensore a marcarlo. Invece, giocando con Mandzukic, le difese avversarie certamente marcano anche Mandzukic, ma Mandzukic è quello che le sa portare via proprio volontariamente gli avversari, i difensori avversari, e quindi va benissimo anche il ruolo di seconda punta. Comunque certo è un ibrido Morata, non è né una prima punta standard né una seconda punta alla Dybala. In ogni caso credo che si possa dire, così come abbiamo già detto qualche settimana fa, che il ritorno alla gnocca abbia dato un effetto assolutamente positivo sulle prestazioni di Morata. Diciamo che il parere tecnico in questo caso ci stava tutto per chiudere degnamente.